Ciao a tutti e bentornati ad un nuovo episodio della serie Livorno State of Mind. Allora ragazzi, come dissi a conclusione, no? Nella conclusione del precedente episodio, ci attendono delle partite molto importanti per il continuo, no? Della stagione. In primis questa qua, che è la quinta partita del giorno di Champions, che a seconda di come andrà può vederci qualificare subito, sempre se dovessimo qualificarci, perché può succedere purtroppo sempre tutto, anche se momentaneamente è più facile qualificarci che non. E poi, come da calendario, giocheremo contro la Juventus, che è la prima del campionato. Ora non vi faccio vedere la, comunque com'è la classifica, però eravamo rimasti che la Juventus era a 28 punti, noi a 27, però noi al contrario di loro avevamo una partita in più, quindi non so quanto abbiamo fatto. Comunque lo scopriremo poi dopo questa partita qua. Insomma, detto questo, iniziamo a giocare, basta chiacchiere. Insomma, vediamo un po'. Allora, ok, così per le maglie, loro pagano la Salernitana o il Torino, decidete voi. Direi che possiamo iniziare. Volevo un attimino vedere una cosa. C'è anche Hernandez, ragazzi. Allora glielo metto subito, perché non mi ricordavo se era sempre fuori o meno. Visto, meno male, è tornato e niente. Bene così. Comunque, un applauso a Angelino, perché nonostante non fosse il suo ruolo proprio per niente, a regola, non si è assolutamente comportato male, nel sostituire Hernandez durante l'infortunio. Un applauso a Angelino. Grazie, Angelino. Vabbè, basta di cazzate. Niente, appena carica inizieremo a giocare. Ci siamo. Fra l'altro vedo che non piove, per chi come lo sa, no, per me sembra una cazzata, però conta. E niente, via, hanno battuto loro il calcio e inizio. E detto questo, giochiamo. E vai Eriksen, tutum, e lì Bilal, out the chic. Era subito lì, pronto, dopo la ribattuta del portiere, su un tiro alla Karate Kid da parte di Eriksen. E andiamo, dire. Subito partenza sprint, siamo subito in vantaggio. E andiamo così, 1-0. Attenzione, niente, ve lo provavo così. Pensavo che Dybala la prendesse un po' meglio, invece no, per niente. Attenzione, bravo Dragowski, bravissimo. E guarda l'Eriksen da solo, e vai dai, che palla di merda, però Kelechi, Dio buono, probabilmente potevamo fare un altro gol, probabilmente. Niente, finisce proprio male l'azione. Occhio, mamma mia, palo, vola la Dragowski, vola la sua. Attenzione, vai Bilal che è buona. Accentrati come sempre, di sinistro tira, mamma mia. Niente, stavolta è andata male anche la ribattuta. E vai! Dio buono, Dio. Ma devo fatto go. È vero che mi dà rigore, però devo fatto go. Maremma cane. Vabbè, dai, c'è anche l'espulsione, quindi se si dovesse buttare dentro, meglio così. Però se si sbaglia, maledetta la miseria, avevamo fatto go. Boh. Vai Paolino, buttala, ributtala dentro. Eccoci, e lo sapevo, sai. Maremma puttana, Dio. Finisce così il primo tempo. Mi girano un po' le scatole, per questo osso del rigore, perché cioè, anche se aveva dato vantaggio, il vantaggio si era concretizzato alla grande. Avevo fatto gol, cioè la palla è andata sui piedi di un giocatore nostro, che in quel caso è stato Dybala. Non capisco perché abbia voluto fischiare rigore. Forse perché c'era il cartellino rosso. Però devi fischiarlo subito, non dovevi mettere l'omino giallo, no? Che viene in alto, dove, se non sbaglio, a destra o a sinistra, non so. Boh, vabbè. Comunque, meno male siamo in vantaggio, meno bello. E dato che siamo in vantaggio e sperando, chiaramente, non pentirmene, voglio fare anche qualche cambio, perché comunque sembrerebbe che la squadra, sì, la squadra, la partita volendo ce la stiamo gestendo bene, Quindi niente, metto loro tre e vediamo un po'. Occhio! Mamma mia, a riborda. Bravo Dragowski un'altra volta. E passala lì. Dai, non ci voglio rete. Vai di oggi. Un altro rosso.
Boia Kennedy, non pensavo fosse così grave. Vabbè, meglio sì per noi. Vai Eric, sentira. Oh, oh, finalmente 2-0. Boia, se ne poteva più. Però tra l'altro sto contando perché ha fatto dopo tanto. Perché gli accidenti video Eric si è trovato a tirare questa punizione. Però un'entrata una. Ora dopo tanto finalmente ce l'ha fatta. Anche in discreto gol, ovvio. Bravo Eric, 2-0, eh. E vai Dybala, Dio buono te. Vabbè, per fare il gioco però doveva provare il cucchiaio. E andiamo te. Ci siamo qualificati. Grandi ragazzi. Ah bene te. Partita gestita strabene. Potevamo sicuramente fare almeno altri due gol. Guardate già le statistiche. Niente, bravi, bravi ragazzi. Vediamo quanto ha fatto il Tottenham. Dov'è? Eravamo di 0-0. Quindi addirittura dovremmo esserci qualificati primi. Con una partita addirittura in anticipo. A regola. Fatemi far conto. Noi 13, il Tottenham se non sbaglio era 7-8. Sì, sì. Bravi ragazzi, complimenti. E cerchiamo di tenere questo grande morale che ormai c'è da un po'. Perché anche nel precedente video veramente è stato un andamento con fiocchi, no? Cerchiamo di tenere questo morale anche per la prossima partita. Fra l'altro cosa ancora più carina, bene, mi stanno succedendo tutte le cose insieme. La Juventus ha pareggiato, quindi i 4 punti che c'erano prima, che c'erano nel precedente video, per chi fosse curioso magari non l'ha visto, lo vado a guardare. Ora sono trasformati in 2 grazie a una vittoria nostra e un pareggio di loro. Bene, e adesso se dovessimo vincere possiamo addirittura sorpassarli. Wow ragazzi, wow, davvero. Prima di iniziare però voglio fare una cosa. Dato, no? Quest'ottimo, quasi ottimo, perché non siamo ancora primi sempre se mai ce la dovessimo fare. Dato che manca comunque, fra l'altro, un mese più o meno. Un mese, quasi preciso, dai. All'inizio del calciomercato, perché non chiedere soldi a Aldo? No, vince il campionato no, mettiamo Coppa, raggiunge le semifinali, Europa, così, boh, si prova. Soldi, 8, si prova, è troppo, boh, proviamo 8, male male, poi rifaremo una richiesta magari un po' più abbordabile, ecco. Vabbè, comunque, detto questo, iniziamo. Allora, male, vanno bene così. Ho messo Hernandez. Sì, ok, dai. Anche se non siamo tutti non stanchi, però abbiamo una buona condizione. Via, vediamo un po'. Giochiamo laggiù a Torino, allo Juventus Stadium. Sotto una nebbiolina piuttosto pesante. Non è una nebbiolina, ma è una bella nebbia. Battono il calcio inizio, hanno già perso palla, meno male. Insomma, giochiamo. Attenzione Kelechi subito. E vai Kelechi! Mamma mia! Subito Kelechi! Non me l'aspettavo! Dopo 2 minuti ci porta il vantaggio! Ianascione di! Vieni di! Bello di! Boia! Zotta clamorosa della Juventus! Soprattutto la parte del centrocampo e della difesa! Niente! Ci ha permesso di andare in vantaggio! Ale! 1-0! No, che culo! Dai, che culo! Però un po' di culo ce l'ho avuto anch'io, se devo essere onesto. Quindi, anche se non mi scoccia dirlo, è giusto che la partita si sia riequilibrata. Insomma, 1-1. Occhio! Mamma mia, l'ha presa Dragoschi! Se l'ha presa lui non è attraversa, ha fatto una super parata, eh. Perché non l'ho vista bene, non ho visto bene cosa è successo. E vai Dybala! E vai Dybala! Maremma cane! Peccato di. E vai che è da solo! E vai Kelechi! E vai Kelechi! E vai Kelechi! Guarda nel mezzo! Guarda Eric, tira! Vai! Maremma cane! Boia! Che traversa! E vai Kelechi! E vai Kelechi! Ma dai che culo però, eh! Boia di! Finisce così il primo tempo, 1-1. Partita veramente ganza, eh! Sì. Occasioni da tutte e due le parti, tante occasioni.
Boh, peccato perché comunque non abbiamo sfruttato delle veramente buone occasioni che abbiamo avuto. Una cosa brutta che ho visto, ragazzi, non ci ho fatto caso. Joe Armstrong, bimbi, di là, nella Juve. Ma fanno strani effetti a vederlo con quella maglia, anzi, con un'altra maglia proprio. Insomma, prima di iniziare il secondo tempo, fatemi mettere Akinmone di là e vai, iniziamo. Poi eventualmente, se ci dovessero, se dovessi fare altri cambi, lo faccio dopo. Vai, iniziamo. E vai Kim che sei fresco! Aki! Mastur! È appena entrato! E come nel primo tempo, dopo 2 minuti che l'abbiamo iniziato, torniamo in vantaggio. 2 minuti per fare il primo gol nel primo tempo. 2 minuti per fare il secondo gol nel secondo tempo. Aki Mastur ci mette la firma lui. E va Rafinha! Mamma mia! 3-1, Rafinha! E andiamo di! E andiamo di! E andiamo di! Che bello, palo gol! Imprendibile questa, eh? A voglia di! 3-1, e andiamo ragazzi! Occhio, 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 ascici! Dio buono di! È stato inutile uscirci! 3 a 2, riaperta, non capisco chi sia. Asamoah, sì. Quando? Asamoah, insomma 3 a 2, occhio bimbi, sempre lunga. E vai Bilal! Ma non ci voglio rete, è sempre buona! Vai! Eccolo lì, eccolo lì, fuori gioco! È gol! È gol! 4-2! Lex! Paolo Dybala! E che culo! Un casino è successo, non ci ho capito nulla nemmeno io! Resta di fatto che abbiamo rifatto il gol con Lex! Paolo Dybala! Che culo, via! Mi voglia! Insomma, 4-2! E andiamo! E voglio fare anche qualche cambio, dato che ci siamo! Allora! Beh, mi fa male la gola, sto urlando un po' troppo. Allora, levo Eriksen e metto Pereira perché Eriksen è veramente stanco. Levo Lex, che ha fatto fra l'altro appunto gol, Dybala per mettere Djojevic. E levo Angelino per mettere Abne. Anzi, no, perché me l'ero scordato, l'ho messo Mastur prima. Quindi niente, avevo finito le sostituzioni. Insomma, continuiamo, bimbi. E vai Kelechi, e guarda di là, bravo, non l'ha dato lui perché era in fuorigioco. E vabbè, però si è perso qua. E andiamo di! E finisce così! 4-2! Siamo tornati primi in classifica, perché mi pare eravamo primi, no? Siamo stati primi, vabbè. Comunque, siamo primi in classifica! Grandissima vittoria e soprattutto vittoria strameritata. Abbiamo giocato sicuramente meglio della Juve e siamo stati molto più pericolosi noi di loro. E andiamo, guarda bella la classifica ora. Nonostante un brutto periodo che abbiamo avuto, non il precedente, ma il video precedente ancora, quindi se non sbaglio il 35esimo episodio, mi pare, che appunto ci ha visto andare avanti a pareggi e addirittura poi a sconfiggere. Mi pare l'ultima partita si è persa, mi pare, non mi ricordo. Insomma, nonostante queste ossevi, siamo tornati su alla grande. Abbiamo ripreso morale, giochiamo bene. Infatti i risultati si vedono. Siamo primi. Speriamo di rimanerci. Intanto vi la richiesta che abbiamo fatto Aldo, diciamo è stata per metà, no? Forse un po' più di metà accettata. Non 8 milioni, ma ce ne dà 5. E noi accettiamo perché fanno sempre comodo. Giochiamo in casa contro il Cesena. E niente, iniziamo. Allora, le maglie vanno bene così. La squadra si è riposata. E via, giochiamo. Sotto la neve siamo tornati a giocarci dopo parecchie partite. Chiaramente il pallone è giallo, cosa che in realtà in teoria non c'è, non è così, non dovrebbe esserlo, perché ci mette ancora rosso, perché appunto non si vede un cazzo. E niente, nonostante ciò iniziamo. E vai Bilallone subito! Non ci vuole niente, attenzione! No, dai! Janash, ma che tiro hai fatto? E vai Dybala! Paolo! Dybala! Alla seconda occasione che abbiamo avuto! Ci porta in vantaggio! 1-0 dopo 12 minuti!
e andiamo. No, meno male, vai, meno male l'ha presa, male l'ha tirata su Ciano. E vai Christian, mamma mia. Eriksen ha rischiato di portarci sul 2-0. Attenzione, mamma mia, mamma mia. Finisce così il primo tempo, 1-0. Partita divertente, perché ci sono occasioni soprattutto, vabbè, dalla parte nostra, ma ci sono occasioni da entrambe le parti. E niente, preferivo sinceramente non concedere niente al Cesena, però per ora non ci sto riuscendo. Però nonostante tutto comunque siamo in vantaggio. Bene così, peccato non aver raddoppiato. Attenzione, mamma mia, palo, mamma mia, bisogna stare attentissimi ragazzi. E vai Paolo! Paolo Dybala! Doppietta e 2-0! E andiamo di... Allora, via, partita comunque quasi chiusa, no? Si può stare a regola un po' più tranquilla. E siccome ha fatto 2 gol, sai cosa si merita? D'usci. Cambio. Allora, levo Dybala, fallo un po' riposare e metto Djordjevic. Levo Cerny e metto Achimone. Levo Rafinha e metto Pereira e poi faccio così, vai. Bella palla, bella palla. E ridanne, Dio buono, Dio. Fallo, ho fatto un casino. Addio, mamma mia, parata Dragowski. Ha avuto culo, però ha fatto una bella parata. E andiamo, via. Abbiamo vinto anche questa, 2-0. Però voglio essere onesto, abbiamo vinto una partita che almeno sulla carta poteva apparire semplice, data la classifica, data, anzi date, no? Le statistiche sul Cesena, che se non sbaglio è la squadra che ha preso più gol fino adesso. Insomma, appunto, abbiamo vinto una partita che in realtà è stata molto più difficile di quello che magari la carta poteva, tra virgolette, dire. Insomma, però bene così, dai. Dato che ci siamo qualificati, e ci siamo qualificati comunque primi, il concilente rifà così, mi auguro di sì, anche perché comunque lo faccio. E niente, tanto appunto la qualificazione ce l'abbiamo, si gioca in casa e secondo me quando simuli in casa è più possibilità di vittoria. E niente, vediamo un po' come va. Pigio o no? Aspetta il primo tempo, vai, si guarda. No, non mi vuole, peggiore. No, come 1-0, per l'altro è star rosso, maremma cane. Boh, 3-0. Poi strina, meno male siamo già qualificati, vai, primi. Vabbè, con questa simulazione finisce il Giro dei Champions. Siamo passati a regola, quindi, incredibilmente, noi e il Tottenham, Real Madrid fuori, ma in Europa League. E niente, andiamo avanti, incredibile che il Real Madrid sia andato fuori. Intanto abbiamo preso la bellezza di 12 milioni, grazie alla qualificazione. Bene, così, parti sordini. E niente, detto questo, arriviamo a fare la quarta e penultima partita del video. Giochiamo laggiù a Genova contro la Sampdoria. Maglie? No, bene, così, speriamo. I giocatori ci sono, però, dato che Cerny non lo vede al 100%, metto Masturri al suo posto. Per il resto va bene così, dai. Iniziamo. Giochiamo in notturna. Battono loro il calcio d'inizio. E iniziamo. Dai ragazzi. Addio. Mamma mia, meno male l'ha presa male. Non è stato preciso. Vai, vai Paolino, vai. Ehi, questo è fallo, Dio buono, speravo nel rigore, invece no. Comunque... intanto, grazie a questa punizione qua, la Sampdoria giocherà in 10, perché ha preso il rosso Regini. Vabbè, ci è mancato poco comunque da rigore. Maremma canede, ci speravo, invece no. E vai Castagne! Eccola lì! Timo di Castagne! Non so perché fosse lì, resta il fatto che ci manda in vantaggio 1-0 al 25esimo per un discreto gol fra l'altro, soprattutto tenendo conto che è un terzino. Non ce l'ha questi gol qui, quando fa gol le fa quasi sempre belli. E andiamo. E vai Rafinha, Dio buono.
finisce come prima il primo tempo, 1-0. Stavolta però abbiamo esclusivamente fatto tutto noi, seppur non tantissimo, perché la Sampdoria a livello di tiri in porta effettivi ne ha fatto solamente uno, ma del centrale, sì, semplice, Petrkowski. Insomma, e quindi da quel punto di vista giochiamo un po' meglio, meno occasioni concediamo. Detto questo, guardando un po' come sono messi i giocatori, no, per ora va bene così. Iniziamo al secondo tempo. Attenzione a quelle castagne, mamma mia, rischia la doppietta. Cambio. Allora, guardiamo un po' adesso invece come siamo messi. Non sono messi malino, però voglio fare qualche cambio per far riposare qualcuno. Levo Bilal, che gioca sempre, per mettere Pereira. Levo un'altra volta Dybala per farlo riposare e metto Djordjevic. E levo Angelino e metto Abner. Vai. E guardali là, e vai Kelish, chiudila. Anzi no, dalla Djordjevic e chiudila te. Fini! Djordjevic! Partita da posso dire chiusa. Manca 10 minuti. Ma mettiamo ciò. 13, vai 12 con i minuti di recupero. E siamo in vantaggio 1-0. Credo che ce la possiamo fare. E andiamo. Finisce così, 2-0. Vinciamo anche questa, chiaramente il campionato, perché in Champions abbiamo finito male con quella partita simulata, abbiamo perso 3-0. Però alla fine, tanto anche lì, come ho detto, ridetto, eravamo già qualificati, quindi l'importanza ce n'era veramente poca. Al contrario invece del campionato, che l'importanza era molta. E qui continuiamo a vincere, meno male. Vediamo adesso anche la Juve quanto fa, perché è una partita in meno in confronto a noi. Ultima partita del video. Giochiamo in casa contro l'Empoli, però notizia importante, se non sbaglio, mi pare che la Juventus, alla Juventus mancavano due partite, in queste due partite ha fatto solamente un punto perché era 32, si è fatta scavalcare addirittura all'Inter. Cosa importante è che la Juventus addirittura ha ora una partita in più di noi, quindi possiamo, riguardo lei, allungarci e andare perché no più 6, però adesso la squadra, tra virgolette, da temere è diventata l'Inter, che è sotto di noi, è a 3 punti da noi. La classifica comunque per noi è migliorata, sì sì, ve lo va detto, quindi siamo messi ancora meglio di prima. Bene così, come del resto appunto spero di chiudere il video, appunto in maniera dignitosa e in maniera carina, insomma. Ok, il giocatore l'hanno recuperato, vai. Chiaramente per carino intendono vincere, eh? Vedremo. Iniziamo quest'ultima partita. Non giochiamo in notturna, battiamo il calcio di inizio noi. E dai ragazzi, continuiamo in campionato così. E vai Dybala! Mamma mia, che cosa stava per fare Dybala? È rovesciata. Peccato, di. Attenzione! Mamma mia, bravo Dragowski. Boh, la prima volta che vengono in porta si rendono pericolosi. Tanto pericolosi, ci è andata bene. Oddio! Mamma mia, meno male al tirata centrale, vai. Finisce così il primo tempo, stavolta lo finiamo in pareggio. 0-0. È un po' più difficile delle altre partite, sinora, a fare gol. Vedremo un po' cosa accadrà nel secondo tempo. E Kelish, Dio buono, di testa, la stava per buttare dentro, ma diventa uscita, vorrei sapere. E vai Kelish! Vai Eriksen! Maremma cane, via, finita così. 0-0. Oh, infatti. Dispiace, perché potevamo sicuramente non tanto vincere la partita, perché l'Empoli rispetto a alle precedenti due, ovvero Cesena e Sampdoria, si è dimostrata una squadra un po' più rognosa. Però dispiace soprattutto appunto non di non aver vinto, ma di non aver sfruttato l'occasione di magari essere in vantaggio sulla Juventus, perché secondo me la Juventus ora tornerà a bomba in campionato, non è l'Inter secondo me la squadra da temere. Vedremo, questa è solamente una mia idea. Però alla fine non abbiamo perso, abbiamo conquistato almeno un punticino e nonostante tutto secondo me può andare bene anche così. Purtroppo però invece, tornando al discorso di prima, l'Inter ha vinto.
e dista da noi di un punto e basta. Vabbè, vedremo cosa accadrà. Prima di arrivare alle conclusioni vere e proprie, ho preferito arrivare proprio al primo giorno di calciomercato. Perché a regola sì, dovrebbe essere il primo gennaio, no? Almeno nel gioco è così. E niente, quindi appunto arriviamo alle vere conclusioni. Allora, come sempre, in primis vi ringrazio per la visualizzazione. E poi vi ricordo di fare barra mettere queste tre cose, se volete. Mettete un bel mi piace al video, condividetelo, ma soprattutto iscrivetevi al canale, perché così facendo potrete rimanere aggiornati su tutti i video che caricherò, ma soprattutto su tutti quelli inerenti a questa serie qua, ovvero Livorno State of Mind. Beh ragazzi, detto questo, ci vediamo al prossimo episodio, nel quale appunto inizieremo il calciomercato invernale. Guardiamo un po' di, perché no, provare a prendere qualcuno che possa permetterci di migliorare ancora di più la squadra, che secondo me già così può andare bene per un buon 80%. Secondo me pecchiamo un pochino in difesa. Chissà se prenderemo qualcuno in difesa o continueremo a prendere qualcuno a centrocampo in attacco. Vedremo. Via ragazzi, vi aspetto al prossimo episodio. Ciao!